Oggi i ragazzi saranno in una prigione piccola e le ragazze in una prigione grande. Chi uscirà per primo dalla prigione vincerà 1000 euro, amici. Iniziamo. Sì, ma noi siamo in una prigione piccola, non è giusto. Simon, siamo ragazzi, siamo duri e forti, li faremo a pezzi. Sì, sono d'accordo. Siamo ragazze, ma siamo più intelligenti di voi. Esattamente, useremo il nostro ingegno e ce ne andremo per prime. Dai, Rafario, inizia da noi, ragazzi. No, facciamo passare prima le ragazze, cominciamo, andiamo. Sì. Sì, chissà cosa otterremo. Piccone. Forte! Ecco a voi, ragazze. Prego. Grazie, Rafario. Andiamo. Dai, Maria, dai. Oh, mio Dio, è così difficile, Chris. Dai, dai, più forte, così. Maria, fallo provare anche a me. Certo, Chris, ecco qua. Ecco, tocca a me. Rafario, dai, tocca a noi, forza. Sì, certo, andiamo. Speriamo di ottenere qualcosa di buono. Piede di porco. Sì, sì, sì. Daccelo, daccelo. Amici, con un piede di porco possiamo distruggere un sacco di roba. Ecco a voi. Dai, da qui, da qui, da qui, da qui. Forza. Lascia a me, lascia a me. Faccio io, faccio io. Lo faccio io. Lo rompo io, lo rompo io. Ok, va bene. Faccio da solo. Forza. Simon, dai, cosa stai facendo? Ok, dai, provaci tu. No, buon, ecco. Dai, 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 colpisci, colpisci. Stasco-bom. Ragazze, il vostro tempo è scaduto. Iniziamo il prossimo round. Andiamo. Forza, Rafario, andiamo. Giriamo. Sta, sei già stanco. Dai, dammelo, dalla prendi, me. Prendi. Oh, un coltello, ragazze. È un bene o un male per noi, Chris? Non lo so, credo che sia un bene. A dire il vero, ci siamo esercitati a tagliare patate, carote e altro. Spero che ci riusciremo. Sì, siamo ragazze, sappiamo cucinare. Sì. Dai, Rafario, portalo. Con molta attenzione, ragazze. Ok. Chris, io penso che possiamo affilare le nostre unghie. Che ne fai pensi? Vedere. Diamo un'occhiata. Sì, diamo un'occhiata. Proviamo a tagliare il muro ora, amici. Sì, forza, iniziamo. Ottimo, stai facendo buon lavoro e abbiamo appena iniziato. Oh, è fantastico. Molto bene. Senti, Chris, se continuiamo così usciremo molto velocemente. Che provi anch'io, ora tocca a me. Chris, non ce la farai, è inutile. Perché è inutile? Tanto non sai tagliare. Dai, non ce la farai. Non ce la farai. Il vostro tempo è scaduto, datemi il piede di porco e iniziamo il prossimo round. Forza, forza, forza. Oh, ragazzi, avete un tagliabulloni! Oh, sì! Sì! Perfetto, un tagliabulloni, ora possiamo rompere di più! Tagliabulloni, ecco a voi! Oh, bene, inizio io! Perché ancora tu e non io? Perché è un lavoro da uomini e io sono un uomo! E cosa vuoi dire con questo, eh? Niente, niente, solo che comincio io sono Stas papà, io sono forte, ok, tu sei ok, intelligente. Dai, forza, ragazzi, siete pronti? Andiamo, adesso rompiamo tutto! Oh, allora come state? Noi graziamo i nostri nomi sul muro, Rafaro. Guarda qui, Maria e Chris. Oh, beh, allora, il tempo è già scaduto. Datemi il coltello. Prendilo. Iniziamo il prossimo round. Ragazze, ottenete il fuoco. Fuoco? Cosa facciamo con il fuoco? Attenzione, tenetelo. Rafaro, sì. Abbiamo paura. Anch'io ho paura. Io lo spengo e voi lo accendete da sole. Andiamo, tenete. Non possiamo fare a meno del fuoco. Io ho paura del fuoco. Oddio, no. Dai, Maria, vuoi farcela così? Forza. Oh, mio Dio, bruceremo qui dentro con te. Guardate cosa stanno facendo i ragazzi adesso. Guardate quanto si stanno impegnando per vincere questa sfida. E voi potete aiutarli a farlo. Sosteneteli, mettete mi piace e iscrivetevi, amici. Perché i ragazzi stanno facendo di tutto per voi. Iscrivetevi e mettete mi piace. Bene, amici, andiamo. Wow, il vostro tempo è scaduto, ragazzi. Basta così, basta. Finalmente abbiamo rotto molto, ma amici, non riusciamo a respirare qui dentro. Andiamo.
Ragazzi, avete l'ascia! Oh, terzo strumento utile! Sì, vinceremo di sicuro! Allora, Dimone, è il momento di vincere 1000 euro! E le ragazze perderanno! Ragazze perdenti, le ragazze sono loser! Oh, eccolo, ecco, eccolo! Voi. Forza, andiamo! Forza, andiamo! Lascia fare a me! Di nuovo? Sì! Dai, dai, ancora! Forza, forza! Ecco, dai, guarda! Oh, ragazze, basta così, il vostro tempo è scaduto, datemelo! Finalmente la fare, non potevamo più andare avanti! È molto pericoloso, dai, vediamo cosa vi aspetta adesso! Vorrei che io tenessimo un rossetto, per esempio, perché Chris, e il tuo rossetto si è già cancellato! Sì, ho lo smalto per le unghie perché anche le mie unghie sono rovinate! Sì, vorrei dare una rinfrescata alle mie! Ragazzi, ottenete dei guantoni da box! Ma che dice da fare? Volevamo il rossetto e lo smalto e abbiamo ottenuto i guantoni da box! Ecco qua! Cavolo, che ne facciamo di questi, Chris? Non ne ho idea, aspetta, prima li mettiamo! Guardate, amici, ho già rotto molti strati e mi rimane un ultimo strato! E farò un buco e... E amici, vedete, stiamo per vincere, ragazzi, sono in vantaggio! Perché non si era rotto? Ho visto un video su TikTok ed era molto più facile! Inoltre, sì. Perché non ci hanno dato le guantoni rosa? Quelle rosse non si abbinano se vestiti! No, li voglio viola! Io voglio il rosa! Simon, vai avanti tu, mi sto stancando! Forza, forza, forza! Vado avanti io per te! Bene, 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 più forte, Simon! Bravo, bravo, bravo! Amici, vedete? Stiamo per vincere! Ragazzi, andiamo! Ragazzi, avanti! Ragazzi, il vostro tempo è scaduto, purtroppo! Sì, prendi, prendi! Qualcosa di buono? Beh, non lo so, ma di sicuro avrete qualcosa! Avete la testa! Oh, Stas, questo è quello che fa per te! Perché io, Dimon? Perché hai la testa vuota, non hai cervello, ecco perché lo siamo qui! Ok, ok, hai ragione, sono un po' stupido! Andiamo, andiamo! Fa male! Amici, mi gira la testa, mi è venuta un'idea! Metterò fuori la testa! Opa, amici, guardate! Siamo molto vicini alla vittoria! Forza, Maria, dobbiamo farcela! Dai! Brava! Ce ne andiamo da qui stasera! Ragazze, il vostro tempo è scaduto, per favore ridatemelo! Ora che sono diventato brava, Rafario! Questo è un problema vostro. Noi iniziamo il prossimo round. Andiamo. Forza, vai. Forza. Sì, ok. Ottimo lavoro. Ottimo, ragazze. Il Martechi. Davvero? Ora ce la farei sicuro. Sì. Ascoltate, non colpite da questa parte, ma da questa parte. È un piccolo trucco. Ah. Non siamo così stupide come pensi, Raffaeo. Lo sapeva anche senza di lui. Andiamo. Bene, amici, iniziamo il prossimo round. Vediamo cosa ottenete adesso. Basta che non sia di nuovo la testa. Basta che non ci siano forbici. Cosa? Anguria. Cosa facciamo con l'anguria qui, amici? Mangiare l'anguria? E come ci aiuterà? Dobbiamo andarcene da qui. Forse c'è qualche strumento segreto nell'anguria. Oh, tu pensi? Forse. Vediamo, eccolo lì, sta arrivando. Attenzione, è un'anguria magica. Dammi, opa. Limon, cosa facciamo? La spacchiamo. Lanciala. Tasso, l'anguria è inutile. Non ci aiuta affatto, è solo una truffa. Limon, credo che tu abbia ragione, è inutile. Oh, guarda! L'abbiamo distrutta, vero? Oh. Prendila, recuperiamo un po' di forza. Sì, mangiala! Oh, così buona!
Sono pazzi, sono pazzi. Ragazze, il vostro tempo è scaduto. Datemi il martello. Adesso. A te. E iniziamo il prossimo round. Prime. Prime. Bevanda energetica Prime, ragazzi. Oh, siamo ci stanno proprio una bevanda energetica. Sì, sto già morendo, qui non ce la faccio ecco più. Ecco a voi. Ecco, Chris, prendi quella rosa, te lo grazie concedo. Grazie mille, volevo proprio quella rosa. Diamo un'occhiata. Proprio quello che serve, amici. Ora ci diamo la carica. Ottimo, ma ora che abbiamo bevuto tutto, Chris, come facciamo ad abbattere il muro? Con le bottiglie? Certo che no, Maria. Saremo carichi di energia per il prossimo round. Ha senso, sì, hai ragione. Vedi? Ragazzi. Dai, Raffario. Passiamo al prossimo turno. Vediamo cosa avrete adesso. Qualcosa di buono, abbiamo già un enorme buco, un'altra possibilità e siamo fuori. Sì, sì, abbiamo mangiato, abbiamo energia, andiamo. La palla, ragazzi. Oh, è incredibile. Oh, sì, sì. Che bello. Ecco. Opla, opla, andiamo. Ok, amici, adesso vedrete forza, cosa fa. Colpisci. Ancora più forte. Dai, ancora, 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 ancora. Dai, ora, dai, ci sono quasi. Ecco, ecco, guardate. No, ancora un altro po' e vinceremo. Dai, dai, colpisci ancora, ancora, ancora. Raffaele, abbiamo bevuto dei Prime, siamo pronte. Sì, 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 nessun problema. Iniziamo il prossimo giro. Via. Andiamo. Ascia, ragazze. Dai. E iniziamo! Così? È un po' pesante! Ma va bene così? Ehi, Chris, dammela subito! Sì, prendila! Chris, guarda come si fa! Sì, dai! Oh, stai andando bene, Maria! Brava! Usciremo da qui, Chris, e vinceremo 1000 euro! Bene, bene, colpisci, colpisci più forte! Ciao, amici, presto saremo fuori di qui! Forza, sta scolpisci! Così, così, ecco così! Qua. Adesso basta, ecco. Basta, basta, basta! Riesci andiamo, 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 andiamo! Forza, forza, forza! Dai, dai, spingi, spingi! Forza, forza, forza! Forza. Esci, esci, dai, 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 forza, esci, 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 esci! Amici, guardate come stiamo andando! Ma ancora un po' e usciremo! Sì, finalmente! Sì, forza, più forte! Dobbiamo uscire da qui! Ho fatto del mio meglio! Basta, dai, 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 esci, esci, ecco, esci! Ecco. Esci. Sì, sì, sbrigati, amico! Dai, 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 sì! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Dammi la grana, Raffario! Abbiamo vinto! Mi piace la grana, sì! Forza! Ciao, ciao, ragazzi! Ragazzi, Odisseo è malato ed è in ospedale! Vogliamo andare da lui e portargli dei dolci! Ma c'è una guardia e non ce lo permette! Quindi stiamo cercando dei modi per portare delle caramelle in ospedale, in modo che la guardia non se ne accorga! Quindi iniziamo con il primo metodo! Per prima cosa abbiamo bisogno delle giacche, indossiamole! Ora cosa facciamo, Stas? Mettiamo le patatine e le caramelle gommose proprio qua! Apriamo un po' e incolliamo! Ottimo! Ora chiudiamo la cerniera. Ottimo, Stas! Noi ci metteremo la Coca-Cola sulle spalle. Guardate, proprio qui. E qui. Va bene. E qui. Così. Come se avessi delle spalle muscolose. Certo che io ho delle spalle così. E io ho una pancia così. Stas, ti metto anche il popcorn sulla pancia. Su, dai. Così. Ecco. Ok. Ora chiudiamo la cerniera. Ora siamo pronti a partire. Andiamo. Andiamo. Fermatevi, dove state andando? Dove? Andiamo a visitare il nostro fratellino. Sì, è così, sì. Lo sapete che i dolci sono vietati? Sì, certo che lo sappiamo, sì. No, non ne abbiamo. Ok, entrate pure. Se n'è andato, Timon! Sì, vieni dentro. Sì, Odisseo, guarda che cosa ti abbiamo portato! Abbiamo portato tanti dolci, Odisseo! Ragazzi, ma questo è proibito! Come ci siete riusciti? Facile, facile, Odisseo! Siamo l'esercito GL! Mangia! È fantastico! Oh!
Bravo, Stassa, ha funzionato! Bravo, Dimon! E ora come facciamo a portare i dolci? Credo di avere una idea. Guarda, allora un elettricista è venuto a cambiare le lampadine, guarda! Che vuol dire un elettricista? Andrei a cercare i dolci là sopra! Guarda! Ho qui degli strumenti e sul fondo ci saranno i dolci! Bravo, Dimon, sei intelligente! Lo so, possiamo anche mettere dei dolci nel casco! Che aspettiamo? Mettiamo tutto dentro! Forza, forza, facciamo il pieno! E questo? Penso che sia sufficiente, chiudiamo. Ora chiudiamo in questo modo. Grande, ora metti qualcosa nel casco. E ora vediamo se quelle gelatine ci entrano. Laggiù, all'interno. Ok, sono pronto. Dai, Dimon, buona fortuna a noi. Vediamo come supereremo i controlli di sicurezza. Sì, andiamo. Buonasera. Stop! Dove state andando? Sono un elettricista, ho un lavoro da fare qui in questo reparto. Nessuno vi ha detto che doveva venire un elettricista. Beh, non lo so, questo è il vostro problema. Ho un lavoro da fare e devo portarlo a terra. Purtroppo non posso farla passare. Ok, ma se succede qualcosa a una persona malata perché non c'è luce, la colpa è sua. No, non voglio essere incolpato, ma devo vedere cosa avete dentro. Sì, nessun problema, guardate, guardate. Ah, vedo che ci sono degli strumenti. Ok, entra pure. Perfetto, grazie. Oh, ho un lavoro molto difficile. Odisseo, ciao! Chi è, signore? Sono io, Dimon, e ti ho portato dei dolci! Wow, Dimon, sei molto intelligente! Ho portato le tue caramelle gelatinose preferite! Sono qui nel casco! Sono i miei preferiti, grazie! Dammeli in fretta! Ah. Oh, guardate! Oh, sono il più figo! Ha funzionato! Stas, perché sei vestito così? Perché, caro Dimon, io sono un bidello! Ok, ho capito. Come avete capito, al posto dello spazzolone ho delle caramelle di gelatina! Ok, Stas, buona fortuna! Facile, facile! Oh. Sembra che metà di coloro che ci guardano non siano iscritti. Perché? Non è corretto. Iscrivetevi, così ci aiuterete e sarete i primi a vedere i nostri fantastici video. Salve, devo passare per fare delle pulizie. Devi pulire? Con cosa? Ho uno spazzolone. Ho l'ordine di pulire l'interno. Che tipo di spazzolone è? È la prima volta che ne vedo uno così piccolo. Perché ha un odore così dolce? Poiché ho aggiunto un odore così, l'odore della stanza sarà più piacevole. Sei sicuro? Per qualche motivo mi viene voglia di dargli no, un morso. No. È dolce. Qui è vietato, lo sai. Esci subito di qui. Vai via, vai via. Vai via, ho detto. Oh, amico, il mio metro non ha funzionato. Calmati un po', scemo, dai, calmati. Dimon, stai bene? Perché mi hai colpito? Fratello, sono un pugile, vedi? La box non c'entra niente con quello che stiamo facendo oggi. Guarda, Stas, guarda dove metto i dolci. Li metto nei guanti. Non credo che funzionerà, ma prova. Sì, andiamo. Quindi mettiamo qui. Ok, ora indossiamoli. Ottimo, fatto. Perfetto, così. Sono curioso di vedere come ti faranno entrare con i guantoni da pugilato. Non preoccuparti, se la guardia non mi lascia entrare gli aspetto una bella sorpresa. Ok, Dimon, buona fortuna a te, che altro vado. Dire? Non colpirmi, sono un medico, sono un medico. E io sono un pugile professionista. E che cosa vuoi? Io voglio entrare. Certo, entrate, entrate, ma niente dolci, per favore. Niente dolci? Che cosa hai detto? Niente, niente, con i dolci. Non colpirmi, entra, entra, signore. Ah, ok, sto scherzando. Non mangio dolci, spostati. Entra pure. Odisseo, dai, toglimi il guanto, va. Wow, che bello! E c'è qualcosa qui dentro, ecco una lecca lecca. Lecca lecca, grazie Dimon! Prego, Odisseo, non c'è niente di che. Ah, easy peasy, lemon squeezy! Dimon, stai per vedere il mio easy peasy! Stas, pensi che ora sia carnevale? Dimon, quando mi vedrà così, si spaventerà. Avrà paura! Stas, stai scherzando, non è nemmeno una vera spada! Non è importante, Dimon, è importante che io lo spaventi. Per cominciare metto qua i dolci nello scudo. Ecco, così. Prendo anche uno sneaker e lo metto dietro l'elsa della spada. Ok, vai, buona fortuna. Mettete un mi piace. Bravo, amico.
Mi sono spaventato. Non capisco, mi stai prendendo in giro? Signore, Halloween è già finito. Cosa ci fa qui? Sono uno spartano e adesso voglio entrare qua. Ok, puoi entrare, ma non può portare le caramelle con sé. Oh, sei bravo, fammi passare adesso. Aspetta un attimo, cosa c'è qui? Ma non è così! Fammi vedere, aspetta! Che cos'è questo? Via da qui, adesso! Scemo! 1, 2, 3! Non sono passato! Verme stercorario, sei un verme stercorario! Lasciami in pace, Dimon, perché sei vestito così? Guarda cosa ho qui! Queste sono le mie medaglie! Wow! E queste sono le mie mostrine! Dimon, non ne sono certo, ma buona fortuna a te! Grazie! Signor C! Perché ridi, verme di sterco? 1, 2, 3, sull'alt! Va bene, fammi passare! Puoi entrare, ma solo senza dolci, ok? Sei stupido, io difendo il tuo paese e tu mi dici niente dolci! Mi scusi, mille scuse, vada per favore! E vai! Oh. In piedi, attenzione! Ti ho portato del cioccolato! Che bello! Sì, grazie mille! Non preoccuparti, ho tanti regali per te! Sei migliore, Dimon! Lo so, grazie! Delizioso! Buonasera! Sei passato? Certo che sì, perché sono figo! Ben fatto, Dimon, sono orgoglioso di te! Grazie, come si fa a passare? E io apro la mia valigetta, prendo i miei soldi e ci metto dentro delle patatine, barrette di cioccolato, caramelle e ho messo i soldi in cima, ecco! Così non si vedono più i dolci. Sì, è una buona idea, bravo. Dimmi, vado, io ho un business. Dai, bravo amico, bravo. Stop. Signore, lei chi è? È meglio per te che tu non sappia chi sono io. Ok, entra pure. Che cosa ha qui? Sei sicuro di voler vedere quello che c'ho qui dentro? Sì, sono sicuro, perché è vietato portare dei dolci nel nostro ospedale, capisce? Va bene, l'hai chiesto tu. Non ho visto niente, entra. Bravo. Ragazzi, questo è un tipo molto pericoloso, molto. Odisseo, sono qua! Stas sei tu? Beh, e chi altro pensi? Sono Stas Papa, il temuto mafioso! Guarda cosa ho qui dentro! Cosa c'era? No, i soldi! Lascia i soldi, Odisseo! Ecco delle caramelle di gelatina per te! Wow, che forte! Prendi! Tutto per te, fratello mio! Grazie mille! Easy peasy lemon squeezy. Bravo Stas, ho un'idea migliore. Parla di mo. Prendo tutti questi dolci, li metto in una scatola e dirò che è un ordine per un cliente. Di mo, è molto estremo. Lo so, dai aiutami, metti tutto dentro. Ottimo. Ok. Adesso vado a consegnare l'ordine. Questa idea, ragazzi, è la più folle di tutte. Mi chiedo se passerà. Sì o no? Vediamo. Opa! Stop. Ho un ordine per Odisseo. È dentro? Sì, è all'interno. E tu? Cosa hai dentro? Perché in ospedale non sono ammessi i dolci. Non so cosa ci sia dentro, ma è un ordine e devo consegnarlo. Dovremmo aprirlo e vedere cosa c'è dentro. No, sei stupido, non puoi farlo. Saremmo denunciati entrambi per questo. No, non voglio andare in prigione. Va bene. Entra. Andiamo. Odisseo, c'è un pacco per te. Guarda. Cosa? Un pacco? Cosa c'era? Guarda cosa c'è dentro. Cosa? Oggi Stas e Odisseo saranno in questi acquari. Cioè, ragazzi, all'esterno faranno delle sfide per aiutare la loro squadra a vincere. E l'acquario della squadra perdente si riempirà d'acqua. Stas, noi siamo la squadra blu, vinceremo. Sì, Dimon, mi fido di te. E noi, Odisseo, siamo la squadra rossa, giusto? Sì, batteremo quelli blu. Amici, sono pronto. Amici, non vedo il problema, vincerò questa sfida. Sono un atleta.
Amici, fa molto caldo qui. Siete pronti? Sì! Allora iniziamo! Sì! Sì! Nella prima sfida abbiamo cosa piscina e il ghiaccio! I ragazzi dovranno tirare la corda da entrambi i lati. Chi cadrà nella piscina perderà e la cuore della squadra perdente si riempirà d'acqua. Così, sì ragazzi. Ragazzi, sono sicuro che vincerà Nefario perché è molto più forte e più grande. Sì, è vero Odisseo, sono molto più forte. Guardate come me la caverò, amici. Amici, forse non ho tanta forza, ma ho qualcosa di più importante, il cervello. E vi dico che il cervello è molto più importante dei bicipiti. Forza di Monos e cervello. Altre, una, due, tre. Cervello! Non capisco come mai sono il più forte. Come è potuto succedere? È stata una truffa, una vera truffa. Oh, ho un cervello d'oro, amici. Cavolo, Nefario, non ci credo, hai perso. Mi fidavo di te, amico. No, l'acqua è fredda, gelida, non posso, freddo. Non ci credo, hai perso. Mi dispiace aver perso, Odisseo. So che è molto freddo adesso. Amici, non sa qua. 4 livelli, 1, 2, 3, 4. Se uno dei ragazzi avrà l'acqua che arriverà al quarto livello, l'acqua smette di scorrere ed è molto spaventosa, può annegare. Che bello che abbiamo vinto, amici. Spero di continuare a essere orgoglioso di Timone, che non perda nemmeno una volta. Allora amici, la cuore di Odisseo si è riempita fino al livello numero 1. Iniziamo la seconda sfida, Battle Flip. Timone, vincerai tu, vero? Non so se riuscirò a vincere. Nefario, non perdere, non voglio annegare. Non preoccuparti, solo gelarmi. Io ragazzi vincerò sicuramente questo round. Sono un professionista. Ok gente, avete 3 tentative a testa. E chi di voi ne ottiene di più è la squadra che vince. 3, 2, 1. Andiamo. Io vado per primo. Ah no ragazzi. Adesso tocca a me, lancio io. No. Ah, perdente. Io sì, lancio. Sì, sono gelarmi. Oh, Timon, non sta funzionando per niente, ragazzi, concentrati. Bravo, Nefario, hai già un punto, ora continua così. Amici, credete in me, posso farcela. Sì. Amici, guardate, siamo pari adesso, devo vincere. Siamo pari, io devo vincere, andiamo, guarda. Andiamo. Sì, sono gelarmi. Timon, sei un perdente. Anche a me è rimasto un colpo. Ehi, sì, perdente. Non ce l'hai fatta, No, hai perso. Ehi, ha un altro tentativo, Maria, diglielo. Sì, Stas, ha un altro tentativo. Non capisco perché Nefario si comporti così. Comunque, credo che Nefario non sappia contare. Comunque, amici, guardate, pareggiamo i conti. No! Te l'avevo detto che eri un perdente. E Nefario vince. Forza, versa l'acqua. Cavolo amici, lo sapevo. Timone è un loser, non sa giocare a Battle Flip. Ragazzi, l'acqua esce già. Come avete capito, l'acqua deve arrivare a questo livello. L'acqua di entrambe le squadre ha raggiunto il primo livello. Come vi sentite? Sarò sincero, l'acqua qui è molto fredda, amici. Ragazzi, la mia acqua sembra già calda. Certo, Odisseo, la tua acqua è già calda. Ci hai fatto la pipì dentro, fetente. Di cosa stai parlando, Timon? Non faccio queste cose, sono un uomo. La terza sfida, amici, è molto estrema. I ragazzi dovranno mangiare degli snack molto acidi e avranno solo un minuto di tempo. Io adoro gli snack acidi, per questo ti batterò, Nefario. Sognatelo, ragazzo. 3, 2, 1. Vai! Dai, forza! Dai, Timon, ami tutto ciò che è acido! Forza, Nefario gigante! Questo è agrodolce e questo è acido. Versiamocelo sopra così lo copriamo completamente. Oh mio Dio!
No, amici, sono proprio curiosa di vedere chi vince. Vedo che le cose non vanno molto bene. Andiamo! Ti batterò, Dimon, sappilo! Ci restano 5 secondi! Il demo è scaduto, scaduto! È terribile! Credo che, amici, possiate vedere subito il vincitore! Dimon non ha nemmeno aperto quei due pacchi! E Raffario ha lasciato solo pesatura, quindi Raffario ha vinto! Grazie. Non ci credo, amici. Erano così acidi. Guardate. Bravo, Raffaele. Sapevo che avresti vinto. Ragazzi, vedo che Dimon non sta andando affatto bene. È un loser. Dimon, svegliati. Stas, non preoccuparti, fratello. Oggi non è la mia giornata. Ma sai, nella prossima sfida ci sarà qualcosa per il cervello. E vincerò sicuramente, hai capito? Usa il cervello, amico. Usa il cervello. E piano, forza, la prossima sfida, amici. La prossima sfida, amici, promette di essere molto divertente. Siamo pronti per combattere! I ragazzi sono vestiti da sumo e combatteranno. E chi vince, allora la sua squadra vince! Vincerò io, gente! Solo gelarmi! Raffario, perderai! Chi cade per primo perde! Forza, Raffario! Girati, Dimon! Girati! Girati, Dimon! Forza, Raffaele! Sei molto più forte, Dimon! Forza, Dimon! Spingilo in piscina! Dai, forza! Forza! Oh, amici, non va bene! Ho perso! Ho vinto! Ho vinto! Sì, Dimon, sapevo che ce l'avresti fatta! Sono un professionista del sumo, amici! Andrò in Giappone e gareggerò nelle competizioni di sumo! È un bene per me! Oh, ragazzi, guardate! Un osservatore si sta riempiendo di nuovo d'acqua! Ho davvero freddo! Nella prossima sfida, Dimon e Raffario avranno delle pistole ad acqua! Devono far cadere i bicchieri dal tavolo! Vinci chi va a cadere più bicchieri! Sì, ragazzi! 3, 2, 1! Andiamo, forza, andiamo, forza, forza, Dimon, forza, forza, dai! Forza, Dimon, dai! Ciao, perdente! Manca poco, amici! Ne mancano solo due, guardate voi! Oh, Raffaele, cosa hai fatto? Sto per morire affogato qui dentro! Sì, grandissimo! Sto male qui dentro, aiuto! Nella prossima sfida dovranno partecipare le ragazze dell'acquario! Sì, ragazzi, finalmente posso partecipare anch'io! Sei pazzo! Come possiamo partecipare dopo aver passato così tante ore qui? Ognuno di voi avrà 4 freccette e 6 palloncini. Chi riuscirà a far scoppiare più palloncini vincerà questa sfida! Siete pronti? Sì! Allora iniziamo! Sì, andiamo! Forza, Stas, vincerai, credo in te. Se vincerai, uscirai da lì e Odisseo resterà dentro. Forza, Odisseo, puoi farcela, ragazzo mio. Dai, Odisseo, inizia tu per primo. Forza, Odisseo. Guarda, posso farcela. Sì. Tocca a me, vero? Sì, andiamo. È il tuo turno. No. Sì. Uno, amici. Bene, andiamo. Sì. Ce la farò sicuramente, guardate. Sì. Forza, Odisseo! Ora io! Sì! È incredibile! Amici, me ne rimane uno solo! Cercherò di colpire due palloncini con un colpo, contemporaneamente con una sola freccetta. So che è quasi impossibile, ma solo Odisseo dovrei riuscirci! Odisseo, è il tuo turno, ma hai già perso comunque! E io, amici, credo che quella che dice Odisseo possa cadere! Vediamo! Bene, andiamo! Uno, due, tre! Sì! Forza, dai! Incredibile, amici, ne ho colpiti 4, amici! Tiratemi fuori di qui, forza, tiratemi fuori!
poiché un Odysseus ha perso questa sfida, significa che l'acqua raggiungerà il quarto livello e lui è un perdente. Sei tu che vinci. Tiratemi fuori di qui, Odysseus, mi dispiace.